Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova video lezione. Oggi vediamo com'è possibile determinare la composizione percentuale di una miscela. In questo caso abbiamo due sostanze che sono allo stato gassoso, e cioè il monossido di carbonio e il biossido di carbonio, per cui è più coerente definirla come miscela più che come un miscuglio. Vediamo cosa ci chiede l'esercizio. Ci dice che una miscela di questi due gas contiene il 33,5% in peso di carbonio. Calcolare la composizione percentuale della miscela. Bene, noi cosa possiamo osservare? Che il carbonio è presente sia nel monossido che nel biossido di carbonio, chiaramente con percentuali diverse. E quindi ci andiamo a definire la composizione percentuale del carbonio nel monossido di carbonio successivamente nell'anidride carbonica. Vediamo quindi come operiamo. Quindi sappiamo innanzitutto che il monossido di carbonio pesa 28 grammi mole, per cui la percentuale di carbonio nel monossido sarà pari a, quindi abbiamo una mole di carbonio, quindi una mole per 12,008 fratto, chiaramente questo è grammi per mol alla meno 1, fratto 28 grammi per mol alla meno 1, e la percentuale è esattamente alle 42,85%. Ora ci calcoliamo la percentuale del carbonio nell'anidride carbonica, quindi sarà sempre la percentuale del carbonio, sarà sempre una mole di carbonio per 12,008 grammi mol alla meno 1, sempre fratto il peso, in questo caso è 44 grammi su mole, il valore che scaturisce 27,27%. Bene, a questo punto come operiamo? Sappiamo che la somma del monossido di carbonio più la somma del biossido deve essere uguale a 100. Quindi se indichiamo x il monossido e Y la CO2, possiamo impostare questo sistema, quindi che X più Y è uguale a 100, e possiamo indicare in questo caso la X del carbonio contenuto nel monossido, quindi sarà 0,42 85x più 0,27 27y. A quanto sarà uguale? Sarà uguale quindi alla quantità che ci viene definita dall'esercizio, cioè 33,5. O chiaramente questi valori possono essere indicati come massa del carbonio di X più la massa del carbonio di Y è uguale a 33,5. Ora andiamo a isolare la X, quindi ad esempio X sarà uguale a 100 meno Y, e qui possiamo andare a sostituire direttamente il valore ottenuto, e quindi sarà 0,4285 che moltiplica 100 meno y più 0,2727y uguale a 33,5. Andando a risolvere, quindi avremo quindi x è uguale a 100 meno y, quindi qui avremo 42,85 meno 0,4285y più 0,2727y
più 0,2727y è uguale a 33,5. Quindi andando a risolvere l'equazione in questo caso, otterremo questo, cioè che la y sarà pari a un rapporto di 9,35 fratto 0,15 58. Quindi andando a fare la somma algebrica e andando a sottrarre questi due valori, quindi il valore sarà y sarà pari al 60%. Quindi la CO2, quindi la composizione percentuale sarà che la della CO2 è uguale al 60% meno la composizione percentuale del monossido sarà pari al 40%. Bene, abbiamo risolto un esercizio un po' più complesso. Spero, di aver arricchito ulteriormente le vostre conoscenze. Iscrivetevi al mio canale oppure schiacciate un like.